Benissimo Libri sulla Strada è una libreria itinerante a costo zero. Viaggia per la Sicilia, soprattutto nei piccoli centri, anche se questa volta saremo anche nelle grandi città come Catania, come Palermo. E portiamo con noi dei libri della media e piccola editoria indipendente, sono circa 300 titoli di 32, 33 forse case editrici indipendenti, e facciamo dei reading ad alta voce. Diciamo che è un progetto di promozione della lettura e di vendita ai libri di sostegno dell'editoria indipendente. La parte più bella del progetto è ovviamente quella di andare a trovare le realtà che secondo noi sono più virtuose con le quali veniamo in contatto, come per esempio è questa di Mistero Buffo di Aci Reale, in cui adesso ci troviamo, in cui siamo arrivati nel pomeriggio e adesso fra pochi minuti comincia il reading all'interno. L'idea di Pianissimo è nata ad aprile di quest'anno. Subito dopo aver letto le statistiche sulla lettura in Sicilia, a quanto pare la Sicilia è la regione in cui si legge meno in Italia, ci batte soltanto la Basilicata. Allora mi sono detto che forse sarebbe stato bello smentire le statistiche. Io sono convinto che invece i lettori ci sono, delle persone che si impegnano e che portano avanti la cultura anche in questa regione un po' abbandonata forse dalle istituzioni, un po' che sembra un deserto, ma che in cui in realtà si accendono, ci sono moltissime, io le chiamo sacche di resistenza, e quindi mi sono detto, se io faccio, come dire, il messaggero, perché poi da soli non si fa mai niente, io posso dire di essere un libraio e veramente porto i libri e sono convinto che siano i libri il valore maggiore della mia iniziativa, fanno tutto loro, io li leggo, non sono né un critico letterario, né un letterato, né un esperto, ma sono una persona curiosa, che ha voglia di andare a vedere che cosa succede e come si fa, e come ogni gruppo di persone che ha voglia di, che non si accontenta di quello che ha, ha voglia di organizzarsi e cercare di portare avanti qualcosa che è un po' diverso nel posto in cui vive. Pianissimo organizza per questo dei viaggi di circa 20-23 giorni. Questo dopo quello estivo che ha girato ad agosto, questo a dicembre. È un viaggio di 23 tappe, adesso siamo appena all'inizio, questa è la quinta tappa, continueremo fino al 23 dicembre per portare questi libri, per cercare il periodo natalizio, se qualcuno ha voglia di fare i regali c'è la libreria itinerante che può fornire tranquillamente i libri, e appunto anche per un Natale un po' diverso, per un Natale di libri, insomma, non vorrete regalare il libro di Bruno Vespa per Natale, mi auguro, noi non ce l'abbiamo, siamo molto orgogliosi di non averlo, per cui se magari avete voglia di regalare un libro diverso, Pianissimo. E se Pianissimo passa in un paese o in un luogo intorno a voi, veniteci a trovare, magari trovate un regalo, un libro così, come dire, particolare. Questo è tutto, grazie. No, ma non l'hai detto forse. Cosa? No, me l'hai detto. No, vabbè, non fa niente, Pianissimo il nome. Il nome è Pianissimo. Grazie. No, figurati, grazie a te. Suona che pedi ci metto. Luigi! Che vuole? Voglio cominciare il mio racconto dal primo giorno in cui non mi presentai a quelle riunioni. E fu anche, in fin dei conti, il momento del mio ingresso nel mondo della musica, degli ascoltatori della radio e del bar. Racconterò con dovizia di particolari e vi garantisco, egregi lettori, che non vi annoierò. So che rimarrete affascinati. Mistero Buffo è un centro di aggregazione per tutte le età, per tutti i sessi, per tutte le culture ed è gestito da quattro associazioni. L'ARCI, Lega Ambiente, la SCARTI, che è l'associazione che organizza il Festival Magma, e Altroquando, che è un club fantasy. Quindi ce n'è per tutti i gusti, qui facciamo corsi di lingua, corsi di italiano per stranieri, e potete vedere i film in lingua originale, e venire a suonare, abbiamo una sala prove, anche esibirvi, corsi di yoga, e la cosa più bella è che siamo aperti a qualsiasi proposta vogliate farci, e se sapete fare qualcosa venite a proporre un workshop, quindi sosteneteci e soprattutto godetevi, diciamo, regalatevi un po' di tempo per voi qui.
gli diedi un vaso e mi trattenne basandomi sulla bocca. Mi voltai a guardare Mariangela. Aveva chiuso gli occhi. Allora mi voltai e lo basai anch'io sulla bocca. Quella delle labbra è carne molle, lo so. Vermi lisci avviluppati ai denti, che sono un errore della natura, lo so. Quello però fu il primo bacio della mia vita che mi piacque. Vabbò.